spesso sono io che faccio finta di avviare una live senza saperlo, iniziandola ascoltandomi la canzone delle Barbie. Come vedete iniziano ad arrivare i primi fan a salutarmi in live, ma io non li calcolo minimamente, facendo finta di guardare il telefono mentre in realtà mi stavo scrivendo con Conti perché non riuscivo a smettere di ridere. Qua inizio a canticchiare perché ragazzi non sapevo davvero che cosa fare in questo momento. E qua MickeyFanta11 dice: ma non sa di essere in live? Beh, effettivamente facevo finta di non saperlo. Ok ragazzi, quello scherzo si suddivideva in dei semplicissimi punti: iniziare ascoltando la canzone delle Barbie ed era stato fatto. La seconda cosa era imparare il balletto più cringe di TikTok in questo momento. Mamma mia, in the Barbie world, that's plastic, it's fun. Mamma mia, questo, mamma mia, quanto... devo imparare questo balletto. Ma nel mentre che provo a imparare questo balletto, gente come Valentina Del Rico inizia a pensare che sia un troll. Ma mi raccomando, rimetti fino alla fine perché ho fatto una giocata che ha fatto pensare a tutti quanti che in realtà fossi in live davvero per sbaglio. Ora che ho trovato il balletto devo solamente fare una cosa: devo andare a chiudere la porta. Ma attenzione perché... sì, ero in mutande. E nel mentre i miei moderatori come Roby, che sanno perfettamente che non farei mai roba del genere in live, iniziano a dire: Refa, ma lo sappiamo che stai trollando. Beh, ripeto, alla fine li ho fatti ricredere. Ma comunque ora torniamo a capire come fare il balletto. È da fare, allora. Ok, dopo che l'ho imparato ho deciso di volerlo far vedere a Conti, che in realtà era un mio complice, quindi con la scusa l'ho chiamato. E da qua ragazzi inizia una degenerazione folle. Zio, ho imparato il balletto di cui parlavamo oggi pomeriggio. E comunque che fai, non glielo fai rivedere il balletto più cringe di TikTok? Visto? Insomma, un ballerino nato. Bello, è venuto bene, dai. Ok, ci sta. In questo momento la chat è convintissima che sia un troll. E non sapevo cosa fare, ragazzi, in realtà, per riuscire a non farli convincere che non fosse un troll. Per fortuna viene il mio soccorso l'altissimo, probabilmente, perché succede questo. Bro, ma ti ricordi l'altra volta in spiaggia a Roma? Non te lo ricordi? C'aveva i capelli al posto dei peli, c'aveva. La live inizia a laggare mentre parlavo dei peli di Poa. Non so perché parlassi dei peli di Poa. Ok raga, qua stavo per fare una cosa assurda. Aspetta. No, non è uscito bene. Si poteva sicuramente fare di meglio per questo rutto, ma come vedete la live continua a laggare sempre di più. Infatti in chat iniziano a dire: ma viene un dubbio, lagga la live ragazzi. GG. No bro, stop. Allora, perché fa così ridere? E comunque ragazzi, per favore ditemi nei commenti se anche per voi questo ragazzo fa super ridere con i suoi balletti. È incredibile. Fa super ridere. E qua ragazzi succede il clutch. Praticamente, essendo che mi è crashata la live senza volerlo, ho deciso di riavviarla, però facendo finta di non sapere di essere di nuovo in live e quindi lamentandomi con Conti che mi fossero arrivate delle notifiche che prima ero in live. Un discorso molto complesso, ma fidatevi che ha quasi funzionato. Bro? Conti? Ehi. Hey. Mi senti? Yes sir. Scritto su. Bro, ma che cazzo? Cosa? Bro, ma prima eri live. Ma non è vero. Fa vedere? Bro, porca tro... prima eri live, ma stai scherzando? Oh cazzo. Toglila al volo, cioè abbiamo detto, cioè toglila. Bro, ero in live prima, ma stai trollando. E infatti qua gente come Valeria mi scrive: ah, non te ne sei accorto. E quindi io e Conti decidiamo di continuare su questo filo nel fatto che prima non fossi in live. Ma poi come cazzo hai fatto andare in live? Ok, no, toglila live, bro, toglila live, mettila no, nell'elenco. No, bro. No, toglila subito, veramente, no, non sto scherzando. No, sono andato a togliere la live, no, bro, no. No, no,
si sente anche il mio audio, no? Devi toglierla. No! No! È grave la che cosa. Che cazzo stai dicendo? No! In questo momento, ragazzi, mentre io ero strasconvolto di essere stato in live, finalmente in chat iniziano a dire, ah, che troll, bello scherzo, eccetera. Quindi pensando che effettivamente adesso stessi rivelando che prima era uno scherzo, ma in realtà non era proprio così. Il terzo step comunque della live troll era uno soltanto, fare un po', diciamo, il tenero con Conti, per arrivare però a un'escalation di cose che è stata strana. Scusami, sono sempre incantato sul mio bro che fa i balletti su TikTok. Allora, così mi gelosisco un pochettino, cioè, ma sai che sei tu più bello. Tu sei più bello. Tanto fai così, poi in realtà vai a guardare gli altri, quindi è inutile. No, sei più bello di tutti, te lo giuro. Senti, dai, se continui a guardare il bro che balla col cappellino di Super Mario. Bro, no, tu sei più bello. No, tu sei più bello. Tu sei anche più bello di me. Faccio salire mia madre e gli dico effettivamente che è più bello. Vogliamo fare la di ieri? Dimmi, tu vogliamo litigare? Vogliamo litigare nuovo? Abbiamo iniziato a litigare per chi fosse più bello, il che era ovviamente scritto. Dovevamo farlo perché dovevo arrivare ad arrabbiarmi davvero tanto per questa cosa, per fare un gesto che avrebbe fatto super ridere. Se tu continui mi strappo la maglietta. Non andare avanti, cioè, ti giuro, ti attivo la camera e mi strappo la maglietta. No, devi bro smetterla. No, bro, mi stai facendo incazzare. No, Riff, mi stai facendo davvero incazzare. No, tu sei più bello. Allora, tu sei... Se ti devo paragonare a una stella, non posso. No, perché non tu puoi. Emani più luce. Non sto scherzando. Non sto scherzando. Tu sei più bello. Biondo... E nel mentre che io e Conti litighiamo per chi fosse il più bello, in chat iniziano a dire, raga, fa il video dimenticato la live, Riff, lo sappiamo. E io cerco ancora e ancora e ancora di non guardare quei commenti per riuscire a convincerli che effettivamente non lo so di essere in live. Anche se sarà molto complicato a questo punto. E io non capisco, non riesco a fartelo capire. Ogni volta insisti, ma se ti dico che sei più bello, tu sei più bello, ma tu sei più bello, non devi insistere, tu non devi insistere. Giuro. E mentre io e Conti continuiamo a litigare per chi fosse più bello, Profragi scrive, Refe che trova la prima di GTA 6, mi ha fatto abbastanza ridere questo commento. Sei perfetto, non mi stai rompendo, però se lo dici un'altra volta te lo giuro, eh. La situazione stava talmente tanto degenerando che Noemi ci scrive, ma vi siete fumati qualcosa? No, siamo così normalmente, tendenzialmente. Cosa vuoi fare? Vuoi sapere cosa faccio? Mi metti le mani addosso. Poi ho una tastiera, Conti, vedi questa tastiera? Dopo un secolo dove io e Conti litighiamo per chi fosse il più bello, arriviamo finalmente all'escalation che volevamo, ovvero la tastiera. Prendiamo una tastiera e l'unica cosa che devo fare è romperla. La metto giù, adesso la metto giù. Bravo. Ma non facciamo, non tocchiamo più questo discorso, ok? L'importante, tu mettila giù, ma l'importante è che sai che comunque sei il più bello, punto, basta, tranquillo. Tranquillo, chiudiamo il discorso qua. E quindi sì, quelli erano i tasti della mia tastiera. Non vi preoccupate, era una tastiera che ormai non usavo più, però comunque mi riempie sempre il cuore veder rompere le tastiere. No! Che cazzo è rumore? No, non dirmi che l'hai fatto. Non l'hai fatto davvero. E continuavo imperterrito a buttarla per terra. Perché cazzo facevo? E mentre raccolgo la mia tastiera, Manuel D'Amelia finalmente mi dà una speranza. Refe, ma perché hai fatto sta live a caso? Lui forse non aveva capito che volevo fare il video del troll. E quindi sono andato avanti grazie a Manuel. E visto che ormai ci eravamo rotti della situazione, io amo Conti, tu ami Conti, vediamo un po' di costumi strani su Amazon, tipo quello del maiale. Ah, Refe, guarda, mo ti mando un attimo un link. Ho comprato questo, te lo devi comprare per forza pure te quando vengo, ti prego. No. Aspetta che ora te lo mando instant, eh. Mandato. No, no, l'hai comprato, bro, davvero? Bro, devastante. No, bro, ma qua c'è tutto. Certo, sono 40 c'è euro. C'è Poa, c'è il fenicottero. Ma infatti glielo volevo prendere. Bro. Però pensa a due maiali contro un fenicottero che hit. E attenzione, dopo 10 minuti e 10 di live, finalmente inizia ad andare tutto come previsto. La gente inizia a scrivere come Alessandro Muruno, raga, ma Refe non se n'è accorto che è in live. Ma che cazzo sta facendo? Oppure Dream Gacha che scrive, ma sa che è in live? Ragazzi, stavano iniziando a girare cose nel verso giusto. Tu sei bravo a trovare queste cose. Ora si doveva passare però alla ultima fase del piano: cercare una Lamborghini Huracan, vedere quanto costasse, chiedere a Ferro o a Cap se mi prestassero i soldi e vedere la loro reazione. I veri amici avrebbero detto di sì, eh. Ieri stavamo parlando, no? Ci vogliamo comprare la Lamborghini. Come fare soldi? No, aspetta, innanzitutto guarda quanto costano Lamborghini. Quanto costano Lamborghini? Effettivamente 200.000,
la sai? Vabbè, Lamborghini. Eh sì, dove troviamo i soldi? Allora, Huracan, prezzo. E non mettiamo STO. Però rossa facciamo, rossa. Ah, 242.000. E dopo aver visto che la Huracan costa 248.000 euro, che non abbiamo ovviamente, era il momento di chiamare Ferro. Sai come si può fare? Si può chiamare Ferro. Si può chiamare Ferro. Chiama un amico, chiedi se magari chiama varie persone, chiama, ti fa prestare 50.000 euro a te. Io magari 50 centesimi subito li posso dare. Prova a sentire Ferro. Vediamo se ci si risponde Ferro. Vediamo se ci risponde Ferro. Ferro, senti una cosa. Sei fuori? Ti disturbo? No, però cioè sono fuori, ma dimmi pure. Ma è una domanda sporadica. Ma tu non me li presteresti 242.000 euro? Quanti? 242.000 euro. Oddio, se ti servono, certo. No, perché vorrei comprare una Huracan. Stavo chiedendo se qualcuno me li prestasse. Mi sei venuto in mente tu. No, in realtà dovresti chiederlo a capo. Ferro non me li presta. Dai, ma che dici? Grazie mille. Comunque, Ferro, so che non me li hai prestati. Io sapete perché non ricevevi, ma se ce li avessi avuti me li avresti prestati. So che sei un vero amico, non ti preoccupare. Metto però che me li presta Cap. Può essere. Adesso palesemente mi dirà qualche cosa di strano, perché lui non può rispondere al cellulare tipo ciao. No, non mi risponde il bastardo. E il signor Samuele Mattini neanche ha risposto. Niente soldi da Cap. Ok raga, adesso follow Bay e WGF. Scrive cosa sta combinando. Io sono fiducioso e come vedete, piano piano, trastando il processo, sta funzionando. Aspetta. Pronto? Sì? No, porca. Mi ha chiamato Ferro di nuovo. Bro, cosa? Mi senti? È successo una cosa strana. Ok. Cosa? Te lo spiego dopo. Tipo? Vabbè. Sai presente quella cosa che non dovevamo far sapere alla gente? Cioè? Quella di Paperino. No. Sì, Paperino di Fregene, bro. No. Non doveva uscire. Io ti giuro che se da adesso in tutta la mia vita vedrò Paperino, penserò solo a quel momento. Solo a quel momento. Però ragazzi, ormai eravamo arrivati alla fine di questa live fantoccio e dovevamo trovare un modo per chiuderla il più in fretta possibile. Qual era questo modo? Semplicissimo in realtà. Staccarla senza che nessuno se ne accorgesse. Ok. Nada. Dai. Dai, Roma, dai. Ma dopo vorrei mangiare. Vorrei tipo farmi un botto la cioccolata calda. E quindi ragazzi, siete arrivati fino a questo momento del video, grazie mille, io spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi abbia un po' divertito, grazie a quelli che erano in live raga. Io vi ricordo di usare il codice NF nello shop di Fortnite, anche se purtroppo Fortnite penso che lo vedremo molto poco su questo canale da ora in poi, perché mi sto molto divertendo a fare questi video. Mi raccomando, iscrivetevi, un bel like, noi ci vediamo al prossimo video, questo è tutto, bella raga!